Quali furono i motivi dello scandalo? La regione lo vedete, tutti questi corpi nudi. Qualcuno al Concilio di Trento, ma quello dice no, siamo in una chiesa, vi rendete conto? Fare una cosa come quella sembra un casino, un bordello. Donne nude, uomini nudi, natiche, seni, sessi. Questo è intollerabile. Come si può permettere nel luogo più sacro della Chiesa romano-cattolica una roba del genere? Si fu sul punto di abbattere gli affreschi di Michelangelo, ma quando lui muore, i papi che vengono dopo scelgono una cosa di compromesso, cioè chiamano un pittore molto bravo, fra l'altro che era un allievo di Michelangelo, si chiamava Daniele Ricciarelli, meglio noto come Daniele da Volterra, perché era nato in quella città toscana. E ordinano il Papa a Daniele da Volterra di velare i nudi più evidenti. Per cui il povero Daniele da Volterra è passato alla storia col soprannome di Braghettone, quello che aveva messo le mutande a Michelangelo in sostanza. Antonio Paolucci, ex direttore dei Musei Vaticani, ha curato i testi. Sono 3 volumi di grande formato e non a caso. L'opera, pubblicata dalla casa editrice Scripta Maneant, contiene anche riproduzioni in scala 1:1 dei capolavori della Sistina. Stampa e rilegatura estremamente curati. Ci sono voluti 270.000 scatti fotografici per prepararla, la più estesa campagna fotografica mai condotta nella Cappella Sistina. Allora, è un'opera preziosa, un'opera anche costosa, a chi si rivolge? Si rivolge al collezionista, allo studioso, alle biblioteche. In Italia nessuna biblioteca pubblica pare abbia fondi sufficienti per acquistare un'opera di questo tipo. Voglio sottolineare che noi abbiamo lavorato completamente in autonomia economica. Al momento abbiamo lavorato senza sponsor. L'emozione è grande perché ci permette veramente per la prima volta in assoluto di avvicinarci a quest'opera grandiosa nei singoli dettagli, cosa che potremmo fare soltanto ad uno sguardo estremamente ravvicinato. Quindi è potentissima l'emozione, anche perché ti permette di capire, di entrare proprio, no, all'interno di un affresco, di una raffigurazione.